Salve a tutti ragazzi, sono Andrea e con me c'è. E Alberto. benvenuti in questa nuova puntata di Random Creation. Oggi andremo a farvi vedere un prototipo di Lapo che non è qui oggi con noi, anche se forse entrerà a metà video come fa di solito, dato che non abbiamo detto a nessuno che stiamo registrando. E questo che state vedendo qui si chiama Playring. Playring è il nome di mia invenzione ed è anche un SSSTO. In verità è SSTO, non sé. No, SS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 
In sostanza, a primo aspetto può sembrare un aereo o un fairing, dipende da un fairing chi volante. capisce. In sostanza è molto volante. Di più, è un fairing volante. Si compone di due stage, che adesso andrò a modificare anche, ne farò di più. Un totale 4 stage. Parte come aereo, finisce come SSTO e atterra come bomba. Non è un SSTO. Sì, è un SSTO. Cioè, sì, infatti non è un SSTO. È un SSSTO. È un... Sì. Senza... Guarda, voglio far rimbalzare il Boeing. Boeing. Do. Do. serve il cane, serve il cagnolino che ha strappato la presa di corrente. Some technical difficulty. Pot. Forse è meglio se non lo fai rimbalzare. Pot. Già la parte dietro balla abbastanza. Pot. Facciamo un altro, vai. No, un altro pot. No. Pot. Boom. Ok, è partito. Dopo 15.000 pot. Cito. Ma anche l'X37 te colla così. A son di pot. Devo spiegare ad Andrea come si fa volare un SSTO. No, so come farlo. Infatti 45 so. Gradi. Fermo. Di più. Io so io come fare. Tranquillo. 45. Tranquillo, Alberto. Mi abbasso in modo graduale. No, infatti a me è 45 diretto. In sostanza, vabbè. Ma andiamo un po' avanti perché sennò ci mettiamo tre. Vuol dire che è una specie di drop pod a lungo raggio. È un drop pod a lungo raggio, tranne che non è un drop pod. Cioè, può entrare in orbita. Beh, ma i motori si staccano, le ali si staccano, è come il drop pod. Sì, però non atterra come un drop pod. Sì, si schianta. Sì, ma non puoi gestire dove si schianta e basta. Ci siamo quasi, siamo pronti al decoupler. Ok, credo come già farlo, Albe. Perché? Perché gli è finita l'aria? Sì. E stiamo iniziando per ora ad abbassarci, quindi direi che è ora. Quindi iniziamo con spegni il motore, stacco dei fairing e una roffia in un modo. Guardate i due fairing alici. Ma abbastanza ridere la capsula d'aereo conservata nel motore. Sì, infatti. È un po' strano. In sostanza, funziona. È bello perché funziona. E è inutile perché è random. Questo è molto di più su Random Creation. E chiediamo così. Vai così. Io so, vi annuncio per la vostra felicità e per la vostra, più che altro, le vostre orecchie, che molto probabilmente tra poco mi comprerò un nuovo microfono, che è quello che ha Alberto. Veramente sono delle cuffie. Vabbè, microfono e cuffie. Ok, Alberto? Meglio? E dato che mi sono rotto le palle di questo microfono, soprattutto perché si sente poco, si sente anche relativamente male.
Quindi tra pochissimo, forse non questa fine settimana, forse devo vedere, andrò a comprarmi il nuovo microfono. Cuffie. Cuffie. Tra l'altro, se guardate le mie cuffie, sono tutte deteriorate e distrutte. Spero che quelle siano buone e si possa E beh, sentire anche perché bene quelle la di musica. dopo? Vabbè, lasciamo perdere quelle di dopo. Quello è un dettaglio di Kerbal Italia. Dici che le tue sono rotte, poi dopo ce l'ha spaccata a metà. Beh, no, sti livelli, io non intendo distrutte, intendo un po' rovinate. Quelle di Lapo, per chi ha seguito il live del festeggiamento della partner, sono proprio messe in una situazione molto brutta. Tra l'altro siamo in orbita, quindi il nostro final stage è un two stage to orbit in sostanza. Ah, semi-single stage to orbit. Stio. Bene, Oppure andiamo un po' in inglese. DSTO, double stage to orbit. Yai! Perché ho fatto sta cosa non lo so, vabbè, riparte prima il controllo. Andiamo su Moon, ragazzi! Con solo l'RCS. Tra l'altro adesso con l'ultimo aggiornamento dura ancora meno. Ma quanto tanto so? Il bello è che non si ricarica, cioè è comunque infinito, è rimasto ad essere infinito. Va bene, facciamo rientrare questa capsulina. Però la farò rientrare quando. Capsulina. Una capsulina. Un aereo fottutamente abnormico. Barra capsulina. Quando è giorno, possibilmente. E non il VAB, perché boh, mi va di variare. Ho schiantati sulla pista che c'è sull'isola. Sì, vabbè, mica so Gesù. Non lascio perdere, rientro e basta. Come dice Gebediano, runway, ocean. Lol. Sono pronto, GBD è pronto a rientro, che non effettuerà nell'oceano ma nel deserto. Non è Gebedia. Sì, è GBD. Ah, ok. Non lo L'ho vedi che è visto male. ritardato? Lo capisci È niente. felice. È felice di star morendo. Sta Però morendo, lo farò sì. morire separatamente, cioè poi vi farò vedere come. Non mi avevi spiegato che c'è una morte separata. What? Ok, ci siamo. Madonna, la risoluzione è bassissima nel deserto. Vabbè, è di un colore. Non penso ci voglia una grande risoluzione. Per una cosa di un solo colore. Tirati Yai. sull'elmetto. Tirati sull'elmetto. Aspetta. Non sopravvive, vero? Lot. Perfetto ragazzi, spero che questa puntata abbastanza corta, perché vabbè non vado a farvi vedere, magari potete comunque variare, seguendo questo potete anche realizzare aerei cargo che si decapitano totalmente, che non vado a fare perché sono. Oddio, dall'ombra sembra qualcosa di strano, vabbè l'ombra di questo coso, non mi ricordo cosa, mi ricorda qualcosa ragazzi. Va bene ragazzi, quindi un saluto. Assomiglia a un aereo. LOL. Sì, cazzo, assomiglia a un jumbo, uno di quelli No, grossi. è Beh, un tipo di aereo che però non mi ricordo. un saluto a tutti dal team di Kerbal Italia da Andrea. Ciao! E Alberto.